Sono Marco Giorgiani e sono candidato a sindaco alle prossime elezioni amministrative che si terranno il 6 e il 7 maggio. Ho 44 anni, sono sposato con Maria Lucrezia e ho un figlio di 9 anni. Il mio lavoro è l'agente di commercio, sono un commerciante e conduco un'attività di famiglia insieme a mio fratello e a mia sorella. Ritengo doveroso spiegare i motivi della mia candidatura. Mi candido a sindaco guidando una coalizione che vede la partecipazione di ben 5 liste. 3 sono di partiti politici, l'UDC, il PD e il FLI. Una rappresenta un movimento, appunto l'articolo 1, e una, Nuovo Giorno, una lista civica che racchiude in sé i candidati che non si riconoscono come appartenenti a una forza politica propriamente detta. Ben 100 candidati dei circa 200 che si presentano come candidati alla carica di consigliere comunale sostengono questo progetto. Questo progetto che mi vede alla guida è un'iniziativa che tende a dare a questo comune un'amministrazione seria, credibile e adeguata. Il nostro progetto, basato su un programma e sulle cose da fare, è una proposta per l'amministrazione del Paese in forte discontinuità con l'amministrazione precedente. Questo non significa che siamo un'aggregazione basata su veti, ma piuttosto un'aggregazione che tenta di unire piuttosto che dividere. Non ho motivo di rivalsa nei confronti di nessuno, ho soltanto un'esigenza, quella di continuare in un percorso di coerenza che ci ha visti nei 5 anni precedenti alternativi all'amministrazione uscente e allo stesso modo ci vede alternativi nel modo di amministrare questo Paese. Per l'eredità ricevuta e nostro malgrado, la prossima amministrazione dovrà dimostrare di essere capace di affrontare forse il problema peggiore, cioè quello del risanamento del bilancio comunale. Il bilancio comunale è in una situazione difficilissima e il patto di stabilità è stato mantenuto e il dissesto evitato o forse solo rimandato, condizionando gravemente le capacità di spesa del comune anche per i prossimi anni. La prossima amministrazione quindi, prioritariamente, dovrà mettere nuovamente il Comune nelle condizioni di avere un'operatività economica e una capacità di spesa, per assicurare almeno i servizi essenziali. Tutto questo, tradotto, significa per i nostri concittadini un ulteriore sacrificio, ma questo sacrificio sarà accettato e possibile solo se riusciremo a dimostrare che questo sacrificio viene chiesto con equità e giustizia, chiedendo a chi è nelle capacità di contribuire maggiormente di pagare di più e pagare meno a chi ha minore possibilità. La prossima amministrazione probabilmente sarà costretta a intervenire sulle tariffe e sull'imposizione fiscale, ma prima di tutto ciò dovrà dimostrare di essere capace di recuperare l'evasione affinché ogni nostro concittadino abbia la certezza che la prossima amministrazione opererà anche in questo tema con giustizia ed equità. Ma la prossima amministrazione non deve occuparsi soltanto di risanare il bilancio del comune, deve anche occuparsi di favorire la capacità per ogni cittadino di sostenere l'imposizione fiscale che gli viene chiesta. Sono necessari aiuti alle famiglie e alle imprese affinché l'imposizione che gli viene chiesta sia sostenibile. Ogni famiglia è tartassata da un'imposizione fiscale spesso sproporzionata alle proprie capacità. Quindi su questo tema l'amministrazione dovrà misurarsi, essendo in grado anche di sostenere le iniziative economiche più in difficoltà. Su questi temi noi vi chiediamo di esprimere la vostra fiducia. Su questi temi io vi chiedo di votare per Marco Giorgiani e per le liste adesso collegate.
Sono Marco Giorgiani e sono candidato a sindaco alle prossime elezioni amministrative che si terranno il 6 e il 7 maggio. Ho 44 anni, sono sposato con Maria Lucrezia e ho un figlio di 9 anni. Il mio lavoro è l'agente di commercio, sono un commerciante e conduco un'attività di famiglia insieme a mio fratello e a mia sorella. Ritengo doveroso spiegare i motivi della mia candidatura. Mi candido a sindaco guidando una coalizione che vede la partecipazione di ben 5 liste. 3 sono di partiti politici, l'UDC, il PD e il FLI. Una rappresenta un movimento, appunto l'articolo 1, e una, Nuovo Giorno, una lista civica che racchiude in sé i candidati che non si riconoscono come appartenenti a una forza politica propriamente detta. Ben 100 candidati dei circa 200 che si presentano come candidati alla carica di consigliere comunale sostengono questo progetto. Questo progetto che mi vede alla guida è un'iniziativa che tende a dare a questo comune un'amministrazione seria, credibile e adeguata. Il nostro progetto, basato su un programma e sulle cose da fare, è una proposta per l'amministrazione del Paese in forte discontinuità con l'amministrazione precedente. Questo non significa che siamo un'aggregazione basata su veti, ma piuttosto un'aggregazione che tenta di unire piuttosto che dividere. Non ho motivo di rivalsa nei confronti di nessuno, ho soltanto un'esigenza, quella di continuare in un percorso di coerenza che ci ha visti nei 5 anni precedenti alternativi all'amministrazione uscente e allo stesso modo ci vede alternativi nel modo di amministrare questo Paese. La prossima amministrazione dovrà avere la forza e l'impegno di dimostrare adeguatezza e autorevolezza nella gestione dei servizi marittimi, indipendentemente dalle specifiche competenze che gli appartengono. Un sistema di collegamento adeguato è alla base di ogni progetto di sviluppo. Dobbiamo dare ai nostri concittadini la certezza dell'ormeggio. Per questo vanno riviste tratte e tariffe, per renderle nuovamente adeguate, questa volta all'esigenza dei nostri concittadini e certamente non delle società di gestione. Queste tratte e questi orari vanno rivisti anche nell'identificazione di scali alternativi e congeniali all'offerta turistica delle Isole Eolie. Certamente in un momento nel quale gli investimenti, almeno quelli di grandi dimensioni, sono un'utopia, l'amministrazione dovrà trovare la soluzione per rendere operabili i nostri porti in modo che ogni cittadino abbia sicurezza nella necessità e nella possibilità di tornare alla propria casa. Per questo sono necessarie opere come per esempio il dragaggio sistematico dei porti delle Isole Minori, così come ormai è improrogabile la realizzazione di un'adeguata protezione per lo scalo maggiore, quello di Sottomonastero. Su questo tema e sul tema della realizzazione delle strutture portuali ci misureremo, chiarendo anche a questo punto in modo inequivocabile la nostra posizione sulla proposta di Lipari Porto. Noi non siamo ideologicamente né concettualmente contrari alla convergenza di un'iniziativa che veda insieme il pubblico e il privato. Certamente crediamo che era necessario la stesura di un piano regolatore dei porti per dare la possibilità a questo comune di accedere a finanziamenti pubblici che sono stati strumentalmente descritti come irraggiungibili. Nonostante questo, entreremo nel merito della proposta che riguarda la Lipari Porto, sostenendo quello che abbiamo sostenuto sino ad ora, che un'opera così grande, di così forte impatto ambientale e territoriale, poteva essere e può essere presa in considerazione soltanto dopo che venga proposto attraverso un voto del Consiglio Comunale a tutta la comunità un accordo di programma che sancisca quali sono le vere necessità del nostro territorio in termini di approdi. Abbiamo ritenuto squallido e improponibile il percorso seguito fino a questo momento dall'amministrazione, con l'ulteriore aggravante di aver proposto, sempre in assenza di un accordo di programma sottoposto al Consiglio Comunale, una conferenza di servizi a pochi giorni dalle elezioni.
su questo tema e sulla capacità che avrà la prossima amministrazione di dare anche in questo campo certezza del diritto ai nostri concittadini, io chiedo il vostro sostegno, chiedo di votare Marco Giorgianni quale candidato a sindaco, vi chiedo di sostenere col vostro voto i consiglieri comunali che si sono candidati al mio sostegno nelle liste a me collegate. Carissimi amici, buonasera a tutti voi e benvenuti al comizio del candidato a sindaco Marco Giorgianni. A breve cederò la parola a Marco, ma prima mi preme fare una considerazione. Tutti voi conoscete chi è Marco, ma ciò che vorrei dirvi questa sera io è di non focalizzarci su chi è Marco, bensì cosa egli rappresenta. Marco Giorgianni rappresenta la reale ed oggettiva svolta per dare di nuovo splendore e carisma a queste bellissime e paradisiche isole. Marco Giorgianni rappresenta la lealtà, poiché in queste settimane di campagna elettorale, quando tutti gli altri giocavano a darsi le colpe l'un l'altro, dimenticando quali erano i veri problemi del paese, Marco Giorgianni e tutti quelli facenti parte della sua coalizione si sono impegnati per dimostrare di essere in grado, fuori ogni dubbio, di poter e dover amministrare questo paese. Quello che Marco vuole fare è essere la voce di tutti noi e la dimostrazione che questo è vero è il fatto che io sia qui. Ebbene, Marco rappresenta la sintesi di un progetto portato avanti con l'intento di eliminare la vecchia politica individualista e inadempiente verso i suoi doveri per farsi portavoce di una politica nuova, basata su quelli che sono gli interessi della comunità nel rispetto della stessa e del benessere della collettività. Ed ora, rompendo gli indugi, ho il piacere e l'onore di lasciare la parola al nuovo presente ed al futuro dell'Isola Eolie, Marco Giorgianni.